In Calabria, la Calabria che sorprende sempre, per le sue bellezze, per le sue peculiarità, ma anche per gli investimenti. Ci troviamo nella presina Catanzarese a Zagarise, dove c'era il nostro carissimo amico Anselmo Verrino, che in terra di vini, già da 10 anni fa, fece investimenti sulla birra. Ma giustamente in Calabria la birra. In Calabria e in Italia la birra, perché no? Perché no, un ragazzo, un giovane che ci ha creduto con la propria forza di creare un qualcosa di nuovo, una novità e di qualità. Questo è indiscutibile. Anselmo, sei partito 10 anni fa ormai con questa avventura che pian pianino porta i suoi frutti, la qualità, la conoscenza del tuo prodotto. Cosa ti ha spinto in Calabria, in terra di vini, a dire faccio la birra? Allora, innanzitutto grazie a te Giampiero per essere venuto qua a trovarci. Allora, che cosa mi ha spinto a investire sulla birra in una terra di vini? Beh, una bella domanda, nel senso che diciamo sembra alquanto complicato pensare alla birra in Calabria. Specialmente all'epoca, nel 2012, quando ancora i birrifici erano pochissimi, ce n'erano altri due, tre massimo, ma erano proprio all'inizio. Mi ha spinto il fatto che dopo aver terminato l'università, io ho fatto ingegneria informatica e biomedica a Catanzaro, la triennale, e avevo da sempre la passione e l'idea di rimanere nella mia terra e di creare un'attività, un'impresa. Unendo poi la passione che avevo, diciamo, per questo mondo della birra artigianale che ho scoperto in delle fiere, e fino allora non la conoscevo, fino a qualche anno prima, ho deciso perché no di esplorare questo tipo di settore. Allora ho cominciato a fare dei corsi all'Università Perugia, ho fatto degli stage, mi Certo, sono informato. certo. Fino a quando poi ho deciso perché non concretizzare quest'idea, questa passione con un'idea imprenditoriale vera e propria. Anche perché qua nel nostro comune Zagarise un ingrediente importante per la qualità della birra c'è, che è l'acqua anche, Che proviene dalla Sila. che proviene direttamente dall'altopiano, qua della Attenzione. Sila, al Parco Nazionale, perché il nostro comune ha una sua fonte di acqua, un suo acquedotto, da Funzionale. una fonte propria, quindi non solo si approvvigiona dall'acquedotto regionale, diciamo, ma anche una fonte sua. E quest'acqua è un'acqua molto idonea Si per la presta per la produzione produzione della birra, della quindi birra. abbiamo acqua di fonte, si può dire. Avere la materia Quindi prima. diciamo c'era un ingrediente, oltre alla passione avevamo anche un ingrediente in più che ci aiutava in Questo ti ha questo. aiutato, diciamo, ti ha spronato a. Oltre a, diciamo, alla voglia appunto di rimanere nella mia terra, di non emigrare e comunque di voler realizzare qualcosa. Di Mettendoci tutto il serio, mio impegno, di serio. importante, lavorando sodo, studiando, Lavorando solo, cercando. studiando, non fermandoci, diciamo, cercando sempre di migliorarci e Questa di superarci sempre di è più. la strada Sì. giusta per poter evolversi, migliorare. Certo. Quindi noi in Calabria abbiamo una birra di qualità. Un tempo non lo sapeva nessuno, adesso cominciamo a scoprire. Cioè, ma la birra Calabria, che poi tra le altre cose l'ho assaggiata, ho letto tantissimo e ho visto che hai avuto diversi riconoscimenti nazionali e internazionali, l'ultimo mi sembra nel 2020 europeo, secondo me. 2020, sì, la bronze medal nella categoria Bronze medal. delle Dark Stone Ale con la Sì? nostra Symphony, Ok. quindi che sarebbe una Belgian Dark Stone Ale, quindi una birra rossa di stile belga Ok. di 7 gradi e 6, con cui abbiamo vinto prima nel 2017 il premio Eccellenza Cerevisia, che è un premio italiano sponsorizzato dall'Università di Perugia, la Camera di Commercio e Lunga, patrocinata dal Ministero delle Politiche Agricole. Settoriale. Abbiamo vinto il primo premio su tutto il concorso in Ho quell'occasione. visto i vari E riconoscimenti. l'ultimo questo nel 2020. Poi abbiamo vinto anche un premio sempre nel concorso Cerevisia con anche la nostra D'Arcana, che è un'altra Un'altra birra. birra. E Primo posto nel Mezzogiorno e Sud. non è poco, cioè, tu stai parlando di cose tipo scontate,
Ma sono riconoscimenti e menzioni importanti. E anche nel concorso di Union Birra e Birra dell'anno, Union sempre Birra. Con la Symphony, abbiamo avuto una menzione sempre nella sua categoria. Quindi... Niente, io vedendo diverse tipologie di birra, diciamo la loro composizione, diciamo, i loro ingredienti svariano, diciamo, dal malto, orzo, segale. Allora, la base ovviamente in tutte le birre è il malto d'orzo, malto d'orzo. Quello di base. Poi gli ingredienti della birra sono appunto il malto d'orzo, luppolo, lievito e lo zucchero che serve nel caso della rifermentazione, okay. Diciamo è una aggiunta marginale. E poi si possono utilizzare anche altri tipi di cereali. Si può utilizzare il frumento, per esempio, che si usa tantissimo in altre percentuali nelle vice, perché okay. È proprio tipico dello okay. Stile. Nelle vice si può, frumento. Si può utilizzare la segale. Noi nella nostra Hop Venus, che è l'ultima nostra birra, utilizziamo il riso venere nero di Sibari. Bravo. Per dare, abbiamo cercato di utilizzare un cereale del territorio. Del territorio. Quindi diciamo alla fine quando si produce, quando si porta sul mercato un prodotto, una birra, e si utilizzano, si impiegano, diciamo, i prodotti di Calabria, di Made in Calabria, della nostra terra. Si arricchisce due volte. Purtroppo vorremmo fare di più da questo punto di vista, però diciamo, tranne che magari andare a caratterizzare, se uno volesse farlo magari con spezie o cose del genere, sul discorso cereali è un po' più complesso, perché andare a dire si possono fare anche delle aggiunte, tra virgolette, di frumento coltivato okay. Sul posto, eccetera, però comunque... riuscire a produrre una birra con tutte le materie prime dall'A alla Z 100% calabrese ora come ora è un po' una mission impossible. Cioè, si potrebbe anche tentare, però diciamo c'è un range di scelta molto limitato. Quindi per il momento non è niente. Io volevo così. Però no, ci sono tante realtà che stanno anche nell'agricoltura, che di ragazzi che si stanno mettendo a fare qualcosa sui luppoli, eccetera. Quindi il futuro da questo punto di vista è promettente. È ampio, si può ampliare, sbagliare. Sì. No, la ricchezza è doppia, perché voglio dire, si utilizzano, diciamo, le materie prime del territorio. In più, un giovane non va via e non impoverisce la Calabria, anzi la migliora, e penso che bisogna emularti. Io parlo da Calabria 100%, bisogna solo emularti, perché un giovane che si improvvisa in un campo nuovo che non è identitario, perché la birra non è identitaria, la birra è di altre zone geografiche europee, sì. E quindi è doppio l'elogio. Io vorrei collegare, perché questo penso sia fondamentale e importante, sul discorso della crisi energetica e l'aumento dei prezzi sulle materie prime. Sicuramente il tuo settore è stato colpito. Allora, il nostro settore, come un po' tutti, purtroppo, è stato colpito da questa... Allora, prima abbiamo avuto la batosta del Covid, che ha colpito soprattutto il settore ristorazione, eccetera, in maniera più pesante. Ma poi anche questa crisi dovuta alla guerra in Ucraina, agli aumenti delle materie prime, hanno portato dei problemi, perché sulle materie prime siamo a rialzi del 30-40%. E non è poco. Sull'energia stiamo parlando che ci sono stati picchi anche del 300% di aumento. Quindi in mente seguito ne parli di anzi a produrre la birra ancora con questi prezzi. Purtroppo non è facile, perché ci si deve confrontare anche col consumatore che diciamo non è che può riuscire a assorbire questi questioni, quindi ci si trova un po' tra l'incudine e il martello. L'incudine e il martello, che voglio dire, chi oggi fa politica, sia a livello nazionale che regionale, sì. Dovrebbe anche medesimarsi nei produttori, nei piccoli e grandi imprenditori, dando agevolazioni, aiutando, perché se si ferma la produzione, già nel nostro PIL regionale sappiamo quello che è. Se poi le piccole realtà che brillano calano, perché i prezzi... Giustamente, ristronco, non penso che ci si perde due volte. Certo. Niente, io da questo punto di vista ti stimo. Dovevo dire questo tempo fa. Oggi ho trovato la giornata per poter essere qui a Zagarise. Il futuro sicuramente andrà per il meglio, perché, anche perché la qualità c'è,
la si comincia a conoscere in maniera importante, la birra Gladium. Il nome Gladium, io questa domanda me la faccio da diverso tempo. Dico, da che cosa deriva? Allora, il nome Gladium da che cosa deriva? Allora, come ti dicevo, ho fatto un percorso per arrivare a, diciamo, ad aprire il birrificio. Un percorso che è stato costellato anche da difficoltà burocratiche, eccetera, perché questo birrificio è stato aperto senza contributi pubblici. Cioè, abbiamo fatto le domande, immaginavo. Rifiutate più volte, cioè, per problemi all'epoca di burocratici, eccetera. Quindi, siccome non volevamo mollare, quindi abbiamo deciso di dare poi questo nome Gladium, che quindi deriva dalla storia del gladiatore, per dire un nome combattente, quindi, di essere combattenti. Sempre combattenti, e bisogna seguire Anselmo, che ci ha creduto e ha combattuto e ha portato una realtà ormai riconosciuta, non devo essere io a dirlo, a precisarlo, che già per me essere qui oggi è un grande onore, perché essere una realtà così importante a Zagarise, in Calabria, ai piedi della preside catanzarese, voglio dire, è una cosa di nicchia, no? Diciamo, è un evento di nicchia per me e anche per i calabresi, che devono capire, e i giovani calabresi, di mettersi in gioco non è facile. Anche lui ha avuto difficoltà, non ha avuto contributi pubblici, ma alla fine non ha mollato, e alla fine il suo sogno l'ha realizzato. Io da parte mia ti ringrazio. Hai qualche piccola riflessione finale da aggiungere a questa chiacchierata? Perché alla fine è una chiacchierata tra amici che ci stimiamo. Hai qualche riflessione da fare? Allora, come riflessione che posso dire? Posso dire che è difficile, e come dicevamo, investire in Calabria e tutto quanto, come ci siamo detti. Però se ci si crede veramente, in qualche modo, e si lavora, si cerca di lavorare bene, ovviamente, si ci può riuscire, si può avere qualche soddisfazione anche nel portare avanti il nome della nostra terra, non essere sempre a sentirci secondi, ultimi o cose del genere. Infatti tu, partendo in una realtà e in un'identità di Calabria, che con la birra non c'entra nulla, alla fine... Infatti la mia più grande soddisfazione è stata nel 2017 al premio Eccellenza Cerevisia, che non è... c'erano birrifici da tutta Italia, e per me, che comunque c'erano birrifici anche storici. Al vincere il primo premio, cioè, mi è stato un orgoglio anche come calabrese. Come vincere il mondiale, come la Cenerentola, la vincere il mondiale. Tu ti sei trovato lì e tutti i big delle storie con la tua birra Gladium, hai preso il primo posto. Quindi quella è stata una bella soddisfazione. Vabbè, noi possiamo che... Dobbiamo, come calabrese, dobbiamo crederci di più, perché diciamo quello che c'è nel nostro territorio, anche diciamo il nostro passato, la fantasia, quello che possiamo avere noi, come la creatività, possiamo cercare di sfruttarlo anche qua, no? Senza andare per forza, e quindi, lo so, non è facile. Detto da calabrese che pian pianino ce l'ha fatta, non ha mollato, verso i giovani di oggi un messaggio fresco, frizzante e di qualità, con la sua birra. La birra non Gladium si deve mollare. Non si e deve poi, mollare. Siamo un'azienda, diciamo, a conduzione familiare. Siamo io e Lucia, mia moglie, che si è aggiunta a questa avventura nel 2017, appunto. E quindi, diciamo, facciamo tutto... Lei è la nostra birraia. Diciamo, lei si occupa della parte social, marketing, anche quello, aiuto, anche quello molto importante. Comunque, noi ti ringraziamo e prendiamo l'esempio di Anselmo, che ha lanciato un messaggio ai giovani di Calabria, di crederci, di mettersi in gioco e di non mollare mai, non bisogna mai mollare, andare avanti. Un saluto e un augurio di buone feste, un buon Natale, saremo a tutti, con la speranza che finiscono le guerre, che si torni un po' alla normalità. Un anno diverso, tutti. E che la produzione non venga colpita da questi rialzi incredibili che hanno azzerato l'economia. Certo. E queste piccole economie, in questi territori, sono grandi economie, macroeconomie, rapportando il PIL in Calabria.
Di nuovo, grazie. Grazie a te, buon lavoro, Anselmo. Grazie.